güzelim. Hemenin bir çıkanları cevabı durun mu büyükse. Dakika. Kutlu gol dedi. Kutlu gol dedi. Vedi quella di là. Per la testa. Dov'è mia figlia? Che non è difficile. Ho pure mai che. E tu? Ma pensi che non ci voglio più? Sì, me la voglio davantere. Se non quello non ci voglio. Sì, tutto a poco, capisci poi la facciata che sta in giro. Ma già che... Ciao, Oh!
aiuto elencandovele io, così, scusate. Allora, ring 1 qua abbiamo pastori, gruppo caccia. Quindi abbiamo Border Collie, Border Collie, Bobtail, Bovary, cane da montagna dei Pirenei, cane lupo cecoslovacco, pastore belga, pastore bergamasco, pastore dei Pirenei, pastore maremmano, scozzese, pastore del Caucaso e pastore tedesco. Questi che ho elencato a ring 1, come baby, si avvicinino qua. Poi abbiamo il gruppo E, e quindi abbiamo Basset Hound, Bassotti, Beagle, Bracco Italiano, Bracco Francese e Tedesco, Cirneco dell'Etna, Cocker Spaniel, Cocker Americano, il Dratar, le Spaniel Breton, il Golden Retriever, il Labrador, il Pointer, i Segugi tutti, i Setter tutti, lo Spinone Italiano, lo Springer Spaniel e il Welsh Miner. Thank you.
E allora, dicevo gentilmente, guardate agli ingressi del ring, ci sono le razze scritte e in quel ring voi dovete stare, perché chiamano tutte le categorie, dai baby fino agli adulti, chiameranno sempre in quel ring. Quindi prova. Signori, stiamo facendo sfilare alcuni esemplari di cane di Mannara, il cosiddetto cane pastore siciliano. Volevo parlare un attimo con qualcuno dell'associazione. Parlo con te.
Parlo con te e poi con il dottore Arengi. Il dottore Arengi si è pregato anche di entrare dentro il ring. Ciao, tu sei? Rossella. Ciao Rossella, ci vuoi parlare un attimo dello standard di questo cane, del Canimagnara, qualcosa? Com'è che avete avuto l'intenzione di portarlo a Lenci e farlo... Allora, con lo standard ne parliamo con col dottor Arengi. Allora, il cane di Mannar è un cane che ha 3.000 anni di storia. Non è conosciuto perché è vissuto sempre all'interno delle Mannare, appunto, cioè gli ovili, facendo la guardia alle greggi. Da 15 anni diciamo che si è cominciato ad avere un interesse cinofilo per questa razza, nel senso che un gruppo di persone di cui io mi onoro di essere il presidente, quindi l'associazione Samannara, sta cercando un difficile tentativo di recupero e di salvataggio della razza e successivamente il riconoscimento da parte dell'ente, cosa che già sta cominciando ad avvenire perché abbiamo iniziato l'iter di riconoscimento con l'ENGI e ci ha chiesto una serie di documentazioni che peraltro noi abbiamo già cominciato a lavorare, tra cui le indagini genetiche. E il futuro della razza è proprio questo, sarà sicuramente la 17ª razza italiana riconosciuta. In questo momento noi abbiamo qui sul ring diversi soggetti di cani di Mannara che sono allevati dalla famiglia Liceli, la cui origine loro provengono dalla pastorizia e poi negli anni i signori Liceli li hanno messi in direzione. Attualmente abbiamo circa 90 esemplari diffusi in tutto il territorio siciliano, quindi è una razza considerata critica, a rischio di estinzione. E continuiamo però a trovare dei soggetti russici molto interessanti che vanno ad incrementare la nostra popolazione. Recentemente abbiamo redatto anche uno standard di razza con le caratteristiche morfologiche che deve avere la futura razza sulla base delle nostre misurazioni e sulla base delle iconografie della letteratura che abbiamo ricevuto. Cioè, quindi qual è lo standard preciso di un cane di Mannara? Cosa dobbiamo riconoscere nel cane? Le caratteristiche principali sono la testa grossa, il pelo ondulato, e anche se diverse linee di sangue sono diverse, c'è una variabilità morfologica secondo le zone geografiche della Sicilia. Sono cani a pelo un poco più liscio e a cani a pelo più ondulato. In ogni caso la testa deve essere larga ai masseteri, il muso un decimo più corto del cranio, la groppa, gli angoli non molto accentuati, la coda portata alta quando il cane è in agitazione, una scimitar e la rusticità dell'insieme, perché è un cane che, ricordiamo, proviene dalla pastorizia, per cui ancora conserva le sue caratteristiche di rusticità. Quindi questo qui è un esemplare di che età? Un anno e mezzo. Lei è una femmina di 5 anni, 6 anni e il cucciolo 6 mesi. No, dobbiamo istituire, abbiamo iniziato appena l'iter con l'ENGI per istituire un libro aperto per iscrivere i capostipiti della razza e l'anticamera del pericolo. Quindi posso anche dire che una volta per offendere dicevamo un caniman, ora non lo possiamo dire più perché avranno il pedigree. Non è più un'offesa, ma dovremmo essere orgogliosi. Infatti, quindi allora avremo giustamente un pedigree, quindi se io ti dico caniman sei una persona di razza, un cane di razza, perfetto. Non so come associato al caniman, non è un tema dispregiativo, ma di avere un temperamento molto più orgoglioso, non fa molta cosa, di essere fiero e d'altro di come sono cani territoriali, che non sono affidabili dal punto di vista, non seguono al 100% l'uomo, ma sono dei cani del posto, diciamo, a guardia dove si mettono, nella vanna o del posto. Ok, grazie di essere
venuti. Scusate, un appello, noi abbiamo necessità che questo interesse per la razza si diffonda in maniera capillare, per cui siamo qua con un nostro stand dove pubblicizziamo ovviamente la razza e dove abbiamo anche delle magliette, dei calendari che possiamo diciamo distribuire, perché chi vuole conoscere la razza ci dà un piccolo aiuto per poter sopravvivere fino a quando diciamo potremmo avere un finanziamento pubblico. Grazie. Grazie a voi di essere venuti, in bocca al lupo, al canimandra.